è sul riconoscimento di quello che si fa. Riconoscimento, nessuno vuole medaglie. Vogliamo la possibilità di fare quello che stiamo già facendo in maniera di farlo per la città e non per i pochi che riusciamo a raggiungere, ognuno con queste piccole esperienze, avendo appunto investito tempo proprio, soldi proprio. Cioè, la questione, lui, questa persona qua, parlo di lui per, appunto per non parlare di noi, è un'etichetta discografica, voi nemmeno sapete che esiste Belluno. E lui produce dei dischi di bellunesi, cioè fa un lavoro che la sala prova del centro di interessi gestita com'è adesso non farà mai, perché non sapete cosa avete in mano e non riuscite a gestirlo bene. Non sto parlando con lei, sto parlando con l'istituzione comune. L'altra cosa è che su quest'ottica di sostenibilità noi siamo molto pragmatici. Perché, e qua voglio, dopo una piccola spallata al centro-destra che ci ha governato, tirare una piccola spallata al centro-sinistra che vedo in sala, perché, guardi, le cito un'esperienza. All'incirca 10 anni fa c'è già stata una proposta di iniziativa popolare con cui si impegnava la Giunta al reperimento, entro 6 mesi, come dice l'ordinanza, di uno spazio culturale adibito alla costruzione e alla gestione di eventi culturali che riguardassero alcune centinaia di cittadini. Questa discussione è andata in Consiglio Comunale e c'era la signora Maria Teresa Cassol, che vedo laggiù, con il sindaco Ermanno De Col, e si è aperta una discussione che si è persa nei meandri della politica. Perciò nessuno di noi è così sciocco da pensare che la politica regali qualcosa da questo punto di vista. Però la questione è che su una città come la nostra il riconoscimento va dato, cioè non possiamo chiacchierare d'aria su questa questione. Le caserme sono uno spazio vuoto e giustamente voi dite: ma avremo i soldi per gestirlo? Beh, secondo me vi conviene, un consiglio che do a tutti, zero, ma meno di zero, e nessuno è così folle da pensare di chiedere soldi a un comune dopo che sono state tolte le tasse locali e si continua a premettere che si abbassa l'IMU e stiamo tutti con le pezze al culo nella gestione dei comuni, e siamo un'altra campagna elettorale in cui promettiamo di abbassare le tasse comunali, cosa che per noi è folle. Perché secondo me, se cercate bene, e come prima su come si funziona la Fondazione Teatri, consiglio a te, la droga, che accetti le battute, c'è Google, che risolve, sai, Google, un motore di ricerca, cercalo su Google, cerchi su Google, grazie al quale si può capire che i comodati non sono una banalità lanciata nelle assemblee, sono realtà che esistono. Io vi consiglio di andare a vedere le esperienze di Schio, di Vicenza, tutte le esperienze che ci sono in Italia di formule che per il comune sono costate zero, ok? Però producono sul piano cittadino una miriade di cultura. E anche rispetto al discorso di pluralismo, è veramente difficile, però no. La questione è che immagino che tra tutti i soggetti culturali che ci siamo qua dentro non ci sia astio e acredine perché fanno parte uno del PDL e quell'altro di qualsiasi altra area, perché non credo, tanti ci frequentiamo e non abbiamo questo tipo di rapporto. Il problema è che se dobbiamo concentrare tutto il discorso su due spazi comunali, beh, è difficile, e se gli spazi comunali poi vengono gestiti come sono gestiti, beh, è altrettanto più difficile. E poi se la politica di fronte a una richiesta di spazi reagisce come ha reagito in questi anni, beh, effettivamente noi ci dicevamo prima, cavolo, qua ci passeremo altri 5 anni a costruire dal basso, con tutte le difficoltà del caso, una politica culturale che abbia un minimo di ritorno. Però sappiate che lo stiamo già facendo, cioè, io questo è quello che vi voglio dire, non vi stiamo chiedendo nulla. E con questo voglio chiudere. È su questo che tra 25 giorni vi troverete a discutere. Noi siamo coscienti che il nostro progetto sarà di sostenibilità economica, di responsabilità e gestione, però se sul sito ci sono 300 e oltre associazioni, bisogna anche essere coscienti di dire: su 300 associazioni sul territorio magari ne lavorano 11, 12, allora bisogna anche fare un discorso di qualità del lavoro e di riconoscimento di quelli che per anni hanno tentato di costruire una città, cose che altri per lavoro dovrebbero fare, ma non hanno mai fatto. Tutto qua. Perfetto, 3 minuti. Spazio per tutti. Cinzia. Passiamo alla parola. Siamo già prenotati.
Buonasera, sono Cinzia Mazzarotti. Volevo dire solo una cosa, due cose anzi, le due cose che più mi hanno sconvolto nell'ultima ora. Cioè, la mancanza di intervento da parte dell'assessore Pasquale come assessore alla cultura. E l'ultimo intervento del sindaco Prade, che pretende di speculare sulla cultura. Come può pensare di dire ci saranno gli spazi ma saranno tutti a pagamento? Ci sono persone che lavorano dietro un qualsiasi progetto. Io personalmente faccio parte di tre associazioni culturali, una per tutte il Comitato del Pra, che ha organizzato l'ultima festa di Marangoni. Non abbiamo avuto nulla se non il palco che ci è stato gentilmente offerto dal Comune. Abbiamo corrisposto tutti i tributi, per cui spazio pubblico, suolo pubblico, allacciamenti, corrente, acqua, tutto quello che era dovuto è stato dato. Io voglio solo puntualizzare una cosa, quando si fanno questi tipi di manifestazioni ci sono persone che lavorano gratuitamente e qua sta la gratuità dell'impegno della cultura, per cui se noi veniamo a chiederle uno spazio, lei può essere d'accordo o meno sul concederlo, però non può dire tutti gli spazi saranno a pagamento, perché tutte le persone, molte delle persone che sono qui questa sera, quando lavorano per far cultura, lo fanno gratis. Grazie Cinzia. Grazie. Buonasera a tutti, sono Andrea e rappresento questa sera l'associazione La Bella Estate. E noi siamo una cosa un po' anomala rispetto alla campagna di Belluno, perché facciamo il nostro festival a Sospirolo, a Gron, e questo per un motivo molto semplice: non c'è lo spazio per farlo a Belluno. Noi in tre giorni di festival, abbiamo organizzato l'anno scorso la prima edizione, abbiamo portato a Gron di Sospirolo, per cui non uso cattivi termini, ma non un posto più comodo da raggiungere, 1500 persone, 1500 ragazze. E questo senza avere un soldo né dal comune, né dalla provincia, da nessuno. Siamo completamente autogestiti, autonomi, autosostenuti. E mi appoggio a quello che ha detto Lorenzo, nessuno di noi pretende contributi dal comune, ma visto che ci sostituiamo al comune o ai comuni per fare cultura o per fare cultura, nel momento in cui il comune o l'ente non lo fa, ci sono persone come noi che volontari, per finire la giornata lavorativa, vanno a organizzare queste cose qua. Per cui venirmi a dire lo spazio deve essere sponsorizzato dai privati, lo spazio deve essere pagato, comune non ti chiediamo niente, dai lo spazio, ci pensiamo noi, facciamo noi, ma mettici in grado di farlo, semplicemente questo. La gente non chiede nient'altro, siamo tutti consci di tutte le problematiche che ci sono, ma non chiediamo semplicemente nient'altro. Grazie. Grazie. Posso dire? Prima lei, ci passiamo il microfono. Cosa? Sì. Che io non sono per il TIB, perché mi sembra che da 5 o 6 anni o 7 anni sia sempre stato messo un cappello in testa al TIB, no? E allora io non sono per il TIB, non sono per Rota, non sono per nessuna associazione. Perché mi sembra che da cittadino ho vissuto questa questione come se un piccolo neo, per eliminare un piccolo neo che era rappresentato dal TIB, si fosse scarnificato un corpo. E direi che anche oggi mi permetta, sindaco, che lei si sente orgoglioso per aver non aver rispettato il patto, per aver pagato le imprese in difficoltà. Ci troviamo di fronte a un'impresa che avanza dei soldi dalla fondazione, non direttamente dal comune, e che in questo momento non è pagata. E se domani dovesse fare anche attività, perché è in grado di farlo, in un'altra città, forse non ha le risorse finanziarie per farlo, quindi direi che sarebbe opportuno pagare chi ha lavorato. Detto questo, io credo che il nome
teatro, fondazione delle Dolomiti, forse anche perché si doveva fare rete. Scusami, però siamo in un altro ambito argomento, perché sennò torniamo indietro. Però abbiamo tre secondi. Hai dato la parola. Comunque sto a 3 secondi. Tre secondi, perché sennò torniamo indietro. Allora, io credo che la Fondazione Teatro dei Dolomiti dovesse fare rete, e credo che l'amministrazione Prade in questo momento abbia sbagliato, perché non sta bene né il TIB, né la Naxus, né altre associazioni. Quindi dopo 5 anni di amministrazione Prade, la cultura penso che sia tornata indietro e non è stata in grado l'amministrazione di programmare un miglioramento per la cultura cittadina e generale. Ok, la parola all'assessore attuale alla cultura del Comune di Belluno. Pasquale. Grazie, buonasera. Ecco, sì, non ero intervenuta perché credevo che fosse meglio ascoltare i candidati sindaci o comunque le persone. Certo, non ritorno sulla fondazione. Una cosa però non è stata detta, che la fondazione è fatta di soci e non è il Comune di Belluno l'unico. Ecco, i soci si riuniscono in un consiglio di gestione, in un consiglio di indirizzo, danno gli indirizzi e hanno preso delle decisioni sempre all'unanimità. Quindi non è la decisione dell'assessore Passuello, ma è stata la decisione della Fondazione Teatri, e ribadisco il plurale, teatri, ad oggi solo il teatro comunale, dato incomodato d'uso, visto che tutti questi concetti ormai sono stati acquisiti, l'unico teatro. Io ritengo che la Fondazione sia uno strumento valido, l'ho scritto più volte, che anche la compagnia del TIB è una presenza valida, così come l'ha detto il sindaco, all'interno della nostra panorama ricco, ricchissimo di associazioni, cooperative, soggetti culturali che producono cultura, un sacco di cultura. Torno agli spazi e dico che qui dentro vedo dei presidenti o comunque delle persone che rappresentano delle associazioni. Io sono sicura che queste persone sono venute in comune, hanno chiesto delle sale, gli sono state date gratuitamente, perché io questo lo so. Quindi posso chiedere a Manolo Piat, posso chiedere a Lia Di Menco, adesso mi sfugge qua qualcuno, non so, forse sono antico. Comunque, ecco, credo che sia l'accesso sia aperto a tutti gratuitamente. Dirò anche di più, che nella convenzione di comodato del teatro comunale, che è proprietà del comune, ci sono 30 giornate. Di queste giornate io le ho sempre messe gratuitamente a disposizione di chi chiedeva la possibilità di fare uno spettacolo. Quindi mi pare che ecco, ci sia stata anche tanta contraddizione. Comunque io non voglio assolutamente aggiungere altro, se non che per salvare la cultura bellunese, la propositività di tutti questi soggetti, è stato dal consiglio di gestione nominato per soli 6 mesi, numero 6 mesi, un direttore che ha preso in mano un attimo la situazione, che ha cercato di gestire, che ha chiamato tutti, che ha parlato con tutti, con grande professionalità, e sarà pronto al rinnovo elettorale, chiunque sia il sindaco e chiunque sarà l'amministrazione, di prendere e di andare. È un periodo cortissimo, costa 1.500 euro al mese, questo è il prezzo, e al mese, ecco, sì, non 150 euro, per 2 giorni alla settimana lavora, ha già preparato un regolamento, il sito è pronto, sta lavorando, vedrete, adesso manca ancora alcuni mesi, e quindi questa è stata, nel rispetto assoluto di quelle che sono le presenze di questa città, che io ringrazio perché abbiamo anche stipulato delle convenzioni con il volontariato culturale, abbiamo fatto un sacco di iniziative, e io credo, come qualcuno mi sembra che ha detto, che a Belluno non è che non ci sia nulla da fare, a volte c'è troppo da fare, perché ci sono anche iniziative che si sovrappongono. Quindi direi che da un punto di vista culturale la città è assolutamente vivace e viva, e io ringrazio tutte le associazioni, tutti i soggetti che fanno cultura.
Grazie. Non priviamo la dottoressa Cassuello dei suoi pensieri. Mi faccia dire, forse ascoltare un po' una critica di fondo, forse qualche dubbio potrebbe venire, però non voglio togliere le sue certezze, ci mancherebbe altro. Io mi chiamo Gino Sperandino, in realtà non volevo solo fare una domanda, nel senso che mi pare che una delle questioni centrali che era stata posta... A cui nessuno risponderà per cortesia perché non c'è tempo. Nella relazione introduttiva, cioè un utilizzo diverso degli spazi della città, cioè del fatto che per anni eravamo stati abituati che anche gli spazi delle piccole piazze potessero essere utilizzate, in realtà a me sembra che questo tema non sia stato affrontato e che sia importante, e che la questione dell'ordinanza che Antonio ha fatto sia stata anche ineccepibile, in realtà contrasti con questo, e secondo me qualsiasi sindaco sia, io auspico che sia un altro, non te, naturalmente Antonio, questo è un mio auspicio, si ponga il problema di come coordinare questa cosa del diritto dei residenti, ma anche del diritto di produzione culturale in uno spazio che è pubblico, che è quello del centro storico, che è sempre stato lo spazio pubblico per l'autonomia della città. Grazie Gino. C'è qualcuno dei... Consento, posso dire, 20 secondi, senza microfono. Direi, non mangia, direi che forse la richiesta che mi sento di fare a tutti i candidati è che tieni conto appunto della cultura dal basso è di aprire un dialogo con i soggetti, che forse è il vero assente in questi 10, 15, 20 anni. Attraverso un dialogo chi già fa attività la può vedere riconosciuta, e magari mi chiede poco e lo può tenere per la soddisfazione del comune e anche dei soggetti e dei cittadini, e ognuno dei soggetti potrà dare un contributo per quel che è la propria realtà, senza togliere nulla a nessun altro, e magari in questo modo si può anche progettare assieme e cercare modi e risorse per fare cultura a Belluno, perché in altre realtà, in altre regioni questo accade e i contributi ci sono, si possono dare, li danno le regioni, li danno le province, li danno i comuni, perché ci sono delle... io lavoro con tutta Italia vendendo spettacoli e vi assicuro che questo può accadere. Grazie. Allora anche dritto anche un attimo alla Daniela. Sì, io volevo solo ritornare sul discorso degli spazi, che è un discorso importantissimo, urgente e complesso per tutte le ragioni che hanno detto tutti i candidati sindaci, ma volevo ricordare solo che c'è uno spazio, che è uno spazio veramente di tutti, e questo spazio è la città, le sue piazze, i suoi cortili. E una riflessione: perché è morto il filo d'Arianna? È morto per mancanza di condivisione, e condivisione non è solo schermi, ci sono tanti modi in cui una pubblica amministrazione può sostenere un progetto culturale, e da un certo punto, quando è mancata la condivisione, ci siamo resi conto che noi del TIB ci stavamo sostituendo all'ente locale, perché a proposito di gruppi e di spazi dati ai gruppi, io ricordo che nelle piazze e nei cortili di questa città, come a Ponte nelle Alpi, si sono insubiti i Su Spectra, le Bretelle Lasche, l'Arcidramma, Laura Zaga e Passi Inversi, i Topi di Longarone, Ferri Gutti a Ponte nelle Alpi, l'Ateie Gruppo Danza e persino la Banda di Belluno. Questi gruppi sono stati accolti negli spazi comuni, beni comuni di questa città, sono stati accolti insieme all'Odin Theater, all'Living Theater, a gruppi internazionali, in nome di una cosa che è alla radice della cultura, e che a un certo punto è diventata una parola che non si poteva più dire, confronto, perché si dice che confronto è una parola di sinistra, invece nel confronto si cresce, e questi gruppi, alcuni di essi gruppi amatoriali, al filo d'Arianna hanno abitato gli spazi di questa città e si sono incontrati con artisti internazionali. Grazie. Molto rapidamente, perché sono Manolo Piatta, sono
faccio parte di un'associazione che si occupa di divulgazione scientifica e di me, ha detto l'assessore Passuello, abbiamo avuto modo di collaborare con il comune e con l'assessore particolare. E sono anche però un candidato, un rappresentante della lista del Movimento 5 Stelle e posso dire che il lavoro che con la mia associazione abbiamo portato avanti dimostra come le associazioni possono essere in grado di gestire anche gli spazi che il comune può mettere a disposizione. Possono gestirli e questo è a costo zero per il comune e anzi è un beneficio per il comune stesso. Proprio come noi abbiamo scritto nel nostro programma, se le associazioni possono gestire le sedi, possono gestire le sale dove vengono le loro attività aperte al pubblico, possono anche accolarsi quella che è l'ordinaria manutenzione delle sale stesse, molto semplicemente le pulizie piuttosto che cambiare la lampadina. Quindi non solo è a costo zero per il comune, ma è un vantaggio per tutta la cittadinanza, per tutti i cittadini e per il comune stesso. Grazie. Nessuna pretesa di esaurire l'argomento, come immaginavamo non siamo riusciti a dire tutto quello che volevamo dire o sentirci dire tutto quello che volevamo sentirci dire, mi viene però una riflessione. Se questa agorà ci fosse stata 3 anni fa e avessimo parlato allora di fondazione, quanto meno casino, quanto meno faldone raccolto da Paolone per sapere che cosa si pensava della fondazione di questa città, quanta più condivisione ci poteva essere stata e quanto più teatro per tutti potrebbe esserci stato. Rimane il fatto, quello che abbiamo detto all'inizio, di tutto questo rimane a traccia, perché l'idea di rivolgersi ai cittadini e di proporre a loro una iniziativa di legge popolare da rivolgere al futuro sindaco rimane la traccia di questo. Io penso che abbiate condiviso la scelta nostra di trovare uno spazio in cui finalmente a Belluno si possa parlare liberamente, questa volta di cultura, la volta scorsa di servizio pubblico, di servizio idrico integrato. La prossima volta, lo dico, perché qui si è citato il trasporto pubblico, cioè c'è stato il modo di far arrivare gente e turismo. Beh, ahimè, Belluno è, fatemi dire, in cima alle montagne da questo punto di vista. La prossima volta noi vogliamo parlare di mobilità. La mobilità è una cosa essenziale per noi, parleremo di Dolomitibus sicuramente, ma non c'è solo quello. Quindi in attesa di tutti quanti, il 26-27 di questo mese noi vorremmo ritrovarvi tutti assieme a parlare di mobilità. Dopo ci accorderemo se la data è fattibile per tutti, perché vorremmo parlare. Grazie a tutti. Grazie.